Molti di voi avranno all'interno di un armadio oppure in soffitta quei grandissimi album fotografici con all'interno le fotografie di quando eravate bambini o del matrimonio dei vostri genitori piuttosto che della comunione. Bene, le buone abitudini non muoiono mai. Parliamo oggi quindi del mio fotolibro prodotto da Ceve, un servizio che trovate online e proposto appunto da Ceve, che è leader europeo nella stampa e nella rilegazione dei album fotografici. Pensate che solo nel 2010 Ceve ha rilegato quasi 4 milioni di album fotografici in tutta Europa. Bene, in questa video recensione, video tutorial, vedremo come scaricare l'applicazione e tramite essa creare il vostro fotolibro personalizzato e mandarlo in stampa per poi riceverlo a casa. Quindi ora io andrò nel riquadretto piccolino in basso e vediamo tutta la procedura per costruire il proprio fotolibro Ceve. Bene ragazzi, come primo passaggio dobbiamo scaricare il software che ci permette la creazione del nostro fotolibro. Per farlo non ci basta far altro che andare sul sito internet www.fotolibro-ceve.it, ceve scritto CEWE.it. All'interno della pagina troveremo subito qua in alto Avvia Download. Clicchiamo su Avvia Download e ovviamente veniamo rimandati alla pagina di download, possiamo de decidere per quale sistema operativo scaricare l'applicazione. Noi abbiamo Windows 8 e quindi lo scarichiamo per Windows 8. Una volta scaricato il prodotto, io adesso non lo faccio perché ovviamente l'ho già fatto. Una volta scaricato il prodotto, possiamo avviarlo. Avviamolo ed ecco qui la schermata principale e iniziale del software per la creazione del proprio fotolibro. Bene, possiamo subito notare che ci vengono proposte i vari formati per il nostro fotolibro. Possiamo scegliere tra un formato grande, un formato più piccolo, un formato extra large, oppure scegliere in base a che tipo di carta, su che tipo di carta stampare, quindi carta glossy, carta fotografica e satinata, oppure carta fotografica glossy, piuttosto che un fotolibro per occasioni speciali, quali possono essere appunto i matrimoni, le comunioni, i compleanni e quant'altro. Quindi nella barra in alto abbiamo la possibilità di scegliere come iniziare a impostare il nostro fotolibro in base alle dimensioni dello stesso, oppure che tipo di carta utilizzare, o magari per quale evenienza utilizzarlo. Se clicchiamo su panoramica, invece, abbiamo la possibilità di vedere tutti i vari formati che l'azienda ci offre, da quello mini, che quindi è di 15x11, che è solitamente quello delle vecchie fotografie classiche, fino a un formato XXL panoramico di ben 38 cm x 29, quindi veramente delle foto enormi. Possiamo scegliere quale tipo di carta, appunto, eccetera, eccetera. In questa parte della panoramica è tutto molto chiaro e possiamo vedere anche fin da subito quali sono i prezzi base per ogni proposta, partendo dagli 8,95 euro base della versione mini, fino ad arrivare ai 89,95 euro per l'XXL panoramico stampato su carta fotografica glossy. Quindi scegliamo il tipo di dimensione che ci interessa. Adesso io per comodità sceglierò quadrato e andiamo a creare il nostro fotolibro. Quindi clicchiamo sopra la nostra scelta e veniamo rimandati all'editor. Ora, nella prima schermata possiamo decidere se iniziare con un fotolibro vuoto oppure andare in un altro editor che ci permette di importare automaticamente le fotografie e creare già una proposta di lavoro. Ora, io ho provato a fare questa opzione e veniamo rimandati appunto alla schermata dove possiamo scegliere le varie fotografie che abbiamo all'interno del computer. Adesso io qua per esempio ho quella di una bicicletta mia, possiamo inserirla e facendo avanti possiamo scegliere il vario tipo di impaginazione, eccetera, eccetera. Però non è la procedura che voglio farvi vedere in questo momento, perché secondo me, partendo da torno indietro, andando su prodotti, partendo dal
da un fotolibro vuoto abbiamo la possibilità di... Adesso mi ha riaperto quello, ok. Questo qui è vuoto, abbiamo la possibilità di creare completamente da zero il nostro fotolibro e personalizzarlo direttamente dalla barra laterale, scegliendo i vari layout, gli sfondi e la possibilità di inserire le fotografie. Come possiamo fare? Quindi, quando ci chiede se avviare un fotolibro vuoto oppure aiutarci importando automaticamente le varie fotografie, eccetera, eccetera, io farei quello normale, vi faccio vedere quello vuoto, la procedura per quello vuoto. Iniziamo con il dire che in questo formato, per esempio quello quadrato piccolo, che parte dai 27,95 euro, c'è scritto qua in basso, vedete qua avete già anche il prezzo in anteprima di quello che andrete a spendere. Se ci cliccate sopra avete la possibilità di cambiare varie opzioni del vostro fotolibro, quali per esempio il tipo di copertina, abbiamo la copertina morbida, abbiamo la copertina rigida oppure abbiamo il semplice quaderno. Ovviamente se cambiamo le varie opzioni ci varia in automatico anche già il prezzo. Possiamo vedere che scegliendo la copertina morbida il prezzo cala a 21,95 euro, prezzo che non comprende le spese di spedizione. Possiamo scegliere quante pagine. Il minimo è di 26 pagine in questo formato, fino ad arrivare fino a 98 pagine. Ovviamente più aumenta il numero delle pagine e più il prezzo lieviterà. Abbiamo in questo caso con una copertina rigida, mettiamo che è la spesa maggiore. Su carta fotografica satinata possiamo andare a spendere 86,95 euro per 98 pagine di foto su un quaderno quadrato, scusate, con la copertina rigida quadrato. Ora noi rimaniamo sulle 26 pagine e facciamo la stampa digitale normale. Il formato è di, essendo quadrato, 20,5 cm per 20,5 cm. Facciamo ok, vediamo la cosa comoda è il fatto che abbiamo subito un'anteprima di quello che andremo a spendere senza le spese di spedizione. Ora, abbiamo subito, allora l'impaginazione è così formulata. Abbiamo a sinistra la colonna che ci permette di inserire le fotografie, scegliere i vari sfondi, quindi tutti i colori per gli sfondi del nostro fotolibro, delle varie pagine, ci sono sia i colori singoli che varie trame, dal legno al finto, ai cuoricini, vedo, ci sono un mucchio di trame, le fiamme, eccetera, eccetera. Possiamo inserire delle clip art, quindi delle immaginette all'interno delle nostre pagine, oppure personalizzare con delle lettere, delle immagini che possono incorporare le fotografie, quindi io per esempio ci posso decidere di mettere una fotografia all'interno di uno zero in questo caso, oppure non lo so, ho fatto un viaggio e me ne sono andato in America del Nord, nel Nord America, posso infilare una fotografia all'interno di una forma che in questo caso è quella del Nord America. Ora, qua possiamo appunto scegliere le varie opzioni. In alto abbiamo tutta la barra degli strumenti, quindi dalla possibilità di salvataggio alle impostazioni, che sono quelle che abbiamo già visto per quanto riguarda la copertina, eccetera, eccetera, del nostro fotolibro. Possiamo aprire l'assistente fotolibro, che è praticamente la schermata che abbiamo già visto prima, che ci permette di importare le fotografie. Abbiamo la possibilità di andare avanti e indietro nel caso facessimo errori, la possibilità di vedere la griglia così da poter centrare le nostre fotografie, allinearle al meglio. E poi ci sono varie opzioni, come per esempio la possibilità di inserire delle scritte all'interno del nostro fotolibro per magari descrivere una fotografia e quindi scegliere il tipo di carattere, se sottolinearlo piuttosto che farci il bordo, il colore del carattere e quant'altro. Abbiamo la possibilità di aumentare ed inserire a piacimento una nostra immagine dove vogliamo. Ora la tolgo. E facciamo subito un esempio. Adesso lascio da parte un attimo la copertina, che è una cosa che andremo a fare dopo, e andiamo praticamente nel vivo del nostro fotolibro. Allora, la prima pagina rimane vuota, che è quella subito dietro la copertina, e andiamo subito a impostare quelle che possono essere le
le varie fotografie che inseriremo all'interno del nostro fotolibro. Ora, per inserire le fotografie possiamo semplicemente o utilizzare la barra laterale che però ci fa scorrere all'interno di tutto il nostro sistema e qui fino a che non arriviamo a trovare le immagini per poi caricarle all'interno, o altrimenti possiamo aprire lateralmente la nostra cartella con all'interno le immagini e fare semplicemente un drag and drop, un copia e incolla all'interno delle immagini vuote che andremo a riempire appunto noi con le nostre immagini. Ora, per esempio, possiamo decidere subito quante immagini inserire in una pagina. In questo caso il software inizia con un'impaginazione molto semplice, oppure quindi 26 pagine, due fotografie per ogni pagina. Poniamo che vogliamo fare qualcosa di un po' più laborioso, o comunque qualcosa di un po' più fittizio, inserendo più immagini. Per esempio, possiamo scegliere dalle 0 fotografie per pagina, addirittura quindi lasciando una pagina vuota, alle 25 immagini fotografie per ogni pagina. Ora, se no, noi, a prescindere da quale sia il numero, la colonna di sinistra ci permette di impaginare già le nostre fotografie. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi, per esempio, abbiamo le due immagini, le due fotografie, come in questo caso, possiamo decidere se tenerle così e magari ruotarle, piuttosto che cambiare l'impaginazione. Vedete, me ne mette due sopra, o piuttosto che una più grande e una più piccola in alto, e ci sono veramente, veramente un numero elevato di possibilità. Ovviamente anche in questo caso c'è già il preset, ma possiamo comunque spostare la nostra fotografia, metterla dove ci pare, girarla e fare quello che più preferiamo. Possiamo aumentarle, ecco, in questo caso per esempio non ci rimane il bordo, e quindi troveremo le due immagini attaccate. Ma adesso vado a riempire gli spazi così almeno rimane un po' più chiaro e si capisce un po' meglio. Poniamo di avere quattro immagini. Scegliamo quindi un layout che ci possa piacere o che ci piace per contenere quattro immagini. Vedete che qua ci sono queste quattro immagini, sono vuote. In questo caso queste due sono anche sovrapposte. Andiamo a riempirle facendo un drag and drop di fotografie che abbiamo in una nostra cartella, senza andare a scegliere la cartella, che in questo caso sarebbe su Dropbox, le mie varie recensioni e le immagini prese appunto per fare questo video. Prendiamo le varie immagini e le spostiamo all'interno del nostro fotolibro, del nostro editor, e possiamo, un attimo, anche le metto tutte, ok, possiamo decidere di spostare le varie immagini, ovvero intercambiarle tra una posizione e l'altra, ruotarle come meglio ci pare e piace, oppure una volta che inserite le immagini e non siamo soddisfatti del nostro layout, possiamo decidere di sostituirlo, quindi scegliamo completamente un altro layout e le immagini ci verranno predisposte in base al layout. Ora, qui vediamo che abbiamo lo sfondo bianco. In questo caso avremmo le nostre immagini in stampa. Una volta stampato, avremo le nostre immagini con la pagina bianca. Se è una cosa che non ci fa impazzire, scegliamoci uno sfondo che può essere nero. E anche in questo caso basta cliccare o due volte sopra il colore che preferiamo, oppure fare il drag and drop e tirarlo all'interno del nostro editor e della nostra pagina. Possiamo scegliere tra appunto tutti i vari colori e quello che preferiamo, piuttosto che appunto una trama che ci permette di rendere, per esempio in questo caso Matrix ci potrebbe stare bene, e rendere un po' più allegro piuttosto che completo, o comunque come preferite voi la vostra impaginazione. Ora io scelgo quello nero, per esempio. Ok, una volta scelto il proprio formato della pagina, ecco, per esempio così, un formato che mi può garbare,
al momento, possiamo decidere appunto di mettere magari un layout. Ora, in questo caso si tratta un layout, scusate, una scritta che magari possa indicare l'argomento delle varie fotografie. In questo caso questa pagina è relativa a un modding che ha fatto al computer che ha fatto un nostro utente di Xtreme Hardware e nello specifico Dynamite 2, e possiamo andare a scrivere magari il nome del case. Ho sbagliato, scusate. Black Red Shinobi by Dynamite 2. Ok, abbiamo inserito la scritta, possiamo decidere dove posizionarla. Ora, in questo caso avete visto, l'ho posizionata qui, ma non si vede niente perché la scritta è nero su nero. Quindi possiamo tranquillamente modificarne il colore. E adesso abbiamo una scritta bianca. Possiamo posizionarla dove meglio ci pare e così verrà stampata esattamente così come l'abbiamo scritta noi. Ora, se vedete, se io tengo premuto sopra il bordo del riquadro della scritta, vengono visualizzate le linee tratteggiate che sono relative alla posizione delle immagini e all'esterno e all'interno della cornice dell'impaginazione. In questo caso io ho tirato giù al massimo il riquadro della scritta e il software ci avvisa che praticamente in fase di stampa la scritta potrebbe anche non vedersi perché risulta al di fuori delle linee tratteggiate. Quindi vogliamo sistemare? Con un sì lui ce lo riposiziona dove vuole lui e quindi nel posto migliore per quanto riguarda il taglio. Con il no, noi decidiamo di sbattercene altamente e quindi lasciare dove vogliamo noi la scritta, che in questo caso non verrà sicuramente stampata. Così possiamo fare per tutte le pagine. Possiamo, adesso andiamo avanti, per esempio, possiamo scegliere di avere degli sfondi differenti per le varie pagine, quindi avere una pagina grigia e una pagina giallognola o questo giallo paglierino in questo caso, piuttosto che un arancione, l'altra grigia, eccetera, eccetera. Le pagine sono completamente personalizzabili. Abbiamo appunto la possibilità di inserire fino a 25 immagini fino a 25 immagini per ogni pagina. Nel caso inserissimo così tante immagini, ovviamente risulterebbe una pagina piena, ecco, per esempio adesso ne ho scelte 25. Queste sono tutte immagini che andremo a riempire e in questo caso non avremmo uno sfondo perché sarebbe tutto formato da immagini. Se le andiamo a riempire, adesso io sto riempiendo un po' a caso con tutte le immagini che ho in questa cartella. Praticamente cosa succede? Non abbiamo uno sfondo e quindi tutta la pagina verrà ricoperta da immagini. In questo caso abbiamo anche in questo caso se inseriamo una scritta e teniamo premuto, ci fa vedere il bordo tratteggiato, che è quello dove all'esterno del quale potrebbe non rimanere stampata la scritta e quindi non vedersi. Quindi le varie immagini che andremo a inserire potrebbero rimanere tagliate al bordo tratteggiato. Quindi magari scegliete con accuratezza la varia posizione della vostra immagine. Una funzione veramente utile di questo software è il fatto che se vi si impalla il computer o salta la luce per qualsiasi motivo o qualsiasi altra cosa, vi è il ripristino automatico di ciò che stavate facendo, un po' come avviene con i vari pacchetti Office, come Excel o Word, che se state scrivendo e vi salta la luce potete evitare di bestemmiare perché tutto il lavoro viene recuperato senza alcun problema. Lo so perché mi è capitato, cioè l'ho scoperto perché mi è capitato utilizzandolo e ho avuto la buona sorpresa che appunto tutto il lavoro che ho fatto è stato recuperato. Se clicchiamo al sopra un'immagine due volte la possiamo vedere al suo completo. Cosa ci serve vedere un'immagine nel suo completo? Voi direte è utile perché possiamo andare a modificare alcune impostazioni delle immagini, come per esempio la rimozione degli occhi rossi. Adesso in questo caso non ci sono occhi, quindi non funzionerebbe, però nel caso avessimo delle persone con delle foto scattate col flash, capita spesso e volentieri di avere gli occhi rossi e questo software permette appunto di correggere questi errori e
avere un risultato ottimale. Possiamo ridimensionare l'immagine o tagliarla, ruotarla, eccetera, eccetera. Applicare le modifiche oppure non applicarle e tornare indietro. Che dire? Andiamo avanti. Cos'è altro possiamo? Vabbè, nelle varie c'è la parte delle opzioni che ci permette appunto di modificare le varie impostazioni non che riguardano il fotolibro, ma che riguardano il software. Quindi magari i vari avvisi, se chiederli tutte le volte o non chiederli, se avere che tipo di cornice avere fin da subito, le varie impostazioni del software in sé, se come impostarlo all'inizio, nel senso una volta che decidiamo che sia la cornice ad ombra piuttosto che un'altra, il software sa già che noi la prossima volta magari avremo già quello già preimpostato piuttosto che no. Abbiamo la possibilità di scrivere il bordino del nostro fotolibro, ovviamente, come in qualsiasi libro del mondo. Per quanto riguarda la copertina, possiamo personalizzarla in vari aspetti. Abbiamo una parte che è riguardante il testo, e quindi scegliere il titolo del nostro fotolibro. Adesso ovviamente io ho scelto il colore bianco per le scritte che sul bianco non si vede, ok? E scegliere di inserire il testo dove vogliamo, con, non so, centrato piuttosto che con l'allineamento a destra, piuttosto che con l'allineamento a sinistra, spostare il titolo qua e là. Possiamo anche in questo caso scegliere uno sfondo per il nostro titolo, eccetera, eccetera. Oppure possiamo, e quindi qui andare a inserire le varie immagini, oppure anche in questo caso abbiamo numerosi layout per quanto riguarda il titolo. In questo caso abbiamo le 4 foto per pagina, quindi le 4 foto laterali più il titolo, oppure possiamo arrivare a infilare 13 fotografie all'interno della nostra copertina con il nostro spazio per il titolo e le varie fotografie, in questo caso una centrale più grande. Se volete, potete eliminare il vostro titolo, non metterlo e mettere soltanto delle immagini. Mettere solo le immagini, oppure potete ad esempio creare un'immagine con già all'interno il vostro titolo facente parte dell'immagine, perché magari avete un carattere che preferite piuttosto che scriverlo appunto con vari ghirigori, colori particolari, eccetera, eccetera, e caricare l'immagine all'interno. Con il titolo all'interno della copertina, quindi magari facendo una foto per pagina, in questo caso possiamo andare a mettere una sola fotografia con già il titolo all'interno dell'immagine, come ho appena fatto. Per esempio, in questo caso ho scelto una fotografia senza il titolo perché all'interno della mia immagine c'è già il titolo. Ora, io adesso ho fatto un esempio molto veloce di come creare il proprio fotolibro. Ho fatto vedere che appunto ci sono numerosissime impostazioni, layout, possiamo scrivere e girare le scritte, possiamo girare le immagini, possiamo fare veramente quello che ci pare, possiamo scegliere come stampare, su che tipo di carta, le dimensioni e quant'altro. Ora apro un progetto che ho già creato, di un altro fotolibro che è appunto quello lì riguardante la nostra community, che poi verrà messo in premio, come faremo un contest e chi vincerà avrà questo fotolibro con all'interno le immagini dei PC più belli del 2013 creati dalla nostra community, delle fotografie tra le più belle che sono state scattate sempre quest'anno dai nostri utenti e alcune recensioni fatte da noi con alcune immagini appunto prese dalle varie recensioni con i vari nomi di chi ha creato del prodotto recensito e del recensore. Ora vedete, in questo caso ho caricato già tutto il mio
il mio file del mio progetto che è salvato in formato MCF, che probabilmente sarà per My Save Photobook, e possiamo appunto vedere come ho impaginato tutte le varie pagine. In questo caso, per esempio, ho voluto suddividere le varie sezioni facendo una pagina ricoperta di immagini con una scritta centrale, e poi andando avanti, facendo vedere i vari case, eccetera, eccetera, potete vedere come ho magari scelto i vari colori diversi di uno sfondo piuttosto che di un altro. Ci sono le varie fotografie, eccetera, eccetera. In questo caso senza bordi, senza sfondo, perché le immagini ricoprono tutta la pagina, mentre per esempio a fianco fotografie sempre fatte da Mac the Best, che è un nostro utente che scatta meravigliose fotografie. In questo caso invece abbiamo magari meno fotografie nella stessa pagina, perché qua sono 5 contro 4, però abbiamo uno sfondo. Andando avanti, appunto, possiamo vedere come, per esempio, nella pagina relativa alle nostre recensioni non vi è un bordo, non vi sono sfondi, sono tutte immagini, pagine piene di immagini e con le varie didascalie di appunto il prodotto piuttosto di chi ha creato la recensione. Proviamo ad andare avanti e metterlo nel carrello. Sono già quasi a mezz'ora di video, 25 minuti vi sarete già stufati, quindi faccio che tagliare un po' più velocemente la cosa, anche perché poi andremo a vedere il prodotto finito. Andiamo avanti, mettiamo nel carrello il prodotto e vediamo come funziona l'acquisto. Come funziona? È tutto fatto tramite software. Abbiamo il nostro carrello, ci verremo avvisati su quanto spendiamo in totale, quindi 27,95 euro che sapevamo spendere già da prima, più 5,49 euro per la spedizione, che è un prezzo veramente basso per quanto riguarda le spese di spedizione, che solitamente arrivano ai 9,90 euro, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Effettuiamo un login con le nostre credenziali per il sito CEVE, oppure facciamo un nuovo cliente e ci registreremo in seguito. Andiamo avanti, accettiamo le condizioni, andiamo avanti. Ora io mi fermo perché l'ho già fatto e ho già acquistato questo prodotto che appunto verrà messo in palio. Come prosegue l'acquisto? È molto semplice: inseriamo i dati per la spedizione, i dati per il pagamento e il software upperà sul server di CEVE tutte le immagini relative al vostro fotolibro, perché ovviamente dovranno stamparle. Quindi, in base alla vostra connessione, ci impiegherete più o meno tempo. Io con Fastweb 20 mega ci ho messo veramente poco, e si tratta di un centinaio e spingi di immagini, anche a risoluzione abbastanza elevata, quindi è piuttosto veloce come procedimento. Andiamo avanti, facciamo il nostro pagamento, che può essere con PayPal o carta di credito, eccetera, eccetera, e riceveremo a casa il nostro fotolibro in tempi brevi. Abbiamo dunque visto brevemente come possiamo creare un nostro fotolibro con il software di CEVE. Abbiamo visto gli aspetti più importanti e quelle che sono le caratteristiche principali del software: i vari layout, la possibilità di inserire sfondi, ruotare le immagini, posizionarle esattamente dove vogliamo, le varie scritte, come procedere per il pagamento, eccetera, eccetera. L'unica cosa che ci rimane da fare è quindi attendere in poltrona l'arrivo del corriere con il vostro fotolibro stampato e rilegato. Cosa che succederà nel giro di 5-6 giorni, io presumo, quindi probabilmente ci vedremo fra 5-6 giorni con un nuovo filmato per vedere appunto il risultato finale di questo servizio. Scusate, ma hanno suonato la porta, arrivo subito. Ed invece nessun altro video, cari amici, perché era il corriere che mi ha appena consegnato il mio fotolibro, appena ordinato e appena ricevuto. Le poste a volte fanno miracoli. Adesso lo apriremo e vedremo insieme qual è il risultato finito del lavoro che abbiamo fatto poc'anzi. Ok, possiamo vedere
che c'è la linguetta su questo pacco di cartone rosso, che riporta anche una foto e un logo dell'azienda. La tiriamo e lo apriamo insieme per la prima volta. Quindi vediamo com'è il nostro fotolibro, che è incredibilmente avvolto all'interno di una seconda confezione, che è praticamente identica a quella più grande, ma un po' più piccola. Sicuramente alla Ceve sanno come spedire i pacchi in completa sicurezza. Troviamo un'altra linguetta come quella appena aperta, la tiriamo e vediamo se all'interno troveremo un altro pacchetto o il nostro fotolibro. No, troveremo il nostro fotolibro con la copertina rigida, la fattura nell'ordine. Ed eccola qui la copertina che abbiamo appena creato. C'è il cellophane intorno, lo scartiamo un attimo. Possiamo vedere che, se riesco, senza fare dei danni. Ok, molto bene. Beh, il risultato devo dire che al primo impatto è veramente, veramente ottimo. La qualità sembra veramente molto elevata. Ovviamente le immagini che abbiamo uppato sul sito e mandato sono in alta definizione. Questo è il risultato finito. La copertina è rigida, i colori sono veramente vividi, le immagini e anche le scritte si capiscono veramente, veramente bene. Apriamolo e possiamo vedere, guardiamo insieme, il lavoro finito. Qua ci sono i modding dei nostri amici, dei nostri utenti, amici utenti. E questo qua poi andrà in... faremo un contest e lo regaleremo. Adesso dobbiamo ancora decidere le modalità, ma verrà fatto. Allora, la qualità di stampa è veramente, veramente molto alta. I colori sono vividi e la superficie, noi abbiamo scelto una carta liscia. E lo spessore della carta è abbastanza da non far piegare, non farsi creare le orecchie ai bordi delle pagine. Ha una qualità veramente, veramente molto, molto, molto elevata. E è un lavoro che offre ottimi risultati. Quindi, che dire, sono veramente, veramente soddisfatto del servizio che offre la Ceve. Quindi vi ricordo, per poter creare questo prodotto basta che vi recate sul sito della Ceve, scaricate il software, come abbiamo appena visto, create il vostro fotolibro grazie ai migliaia di preset, qualsiasi cosa che il software vi concede. E poi nel giro di qualche giorno, a me per la verità ci ha messo 5 giorni, adesso poi ho fatto il montaggio così, per fare lo sketch e per non fare l'altro video, in 5 giorni mi è arrivato il tutto, quindi 5 giorni dalla partenza dell'ordine, e la qualità della stampa e anche delle scritte è decisamente, decisamente elevata, veramente un ottimo prodotto. E se in sostanza, se siete appassionati o volete conservare bene le vostre fotografie che scattate in giro, eccetera, eccetera, Ceve vi offre veramente un ottimo servizio, ecco. Io adesso vi saluto e colgo l'occasione. Intanto questo lo lascio così lo faccio vedere. Colgo l'occasione per ricordarvi che è in atto un altro contest da parte della nostra community, ovvero se vi iscriverete al nostro canale YouTube, al 1000esimo iscritto verrà estratto un controller Lamtron CW611 che andrà appunto estratto tra gli iscritti al nostro canale. Quindi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, seguirci così potete avere l'opportunità di vincere anche questo. E niente, quindi questo era tutto. Alla prossima, vi saluto e un saluto a tutti coloro che ci seguono e che seguono la redazione di Xtreme Hardware. Ciao a tutti!